Ligro che parte dalla posta, ancora Di Ligro contro Mosley, il semigaggio di Dane Di Ligro. Magari un po' variare il tempo. Ancora il passaggio, questa volta però efficace, Ranuzzi per Di Ligro, ancora per Ranuzzi, appoggio comodo al tabellone. Roberts ancora per Di Ligro che sale con la schiacciata, Roberts profondo per Udom, giro e tiro per Mattia Udom. Ed ha ancora possibilità di attaccare. Adesso con Bucarelli che arriva fino in fondo, regge anche il contatto. Profondo il passaggio per Ranuzzi, si rinnova il duello con Pastore, extra pass per Di Ligro da sotto, sbaglia una prima occasione, non fallisce nella seconda. Con Bryant, rientrato anche Mosley, Bryant fino in fondo, l'appoggio al tabellone per Daryl, track Bryant. In qualche maniera poi a riprendere il possesso. Cucci intanto da tre punti, la bomba. Terzo quarto al posto di Borzato, Roberts per Di Ligro, tanto spazio per un 1 contro 0 per Dane Di Ligro. I tre falli messi al referto nella prima quarta, adesso Di Ligro che aveva subito prima la stoppata, questa volta non fallisce. Lui, vediamo come attacca il mismatch, Roberts va da Cucci che penetra, arriva fino in fondo, Valerio Cucci. Ha lucidità in attacco, Roberts arriva adesso. Finalmente Roberts a realizzare un canestro pesante. Si oppone, devo dire, in ogni caso a quelle che sono i suoi tentativi. Roberts adesso risponde con un canestro anche lui dalla lunga distanza. Roberts che riceve adesso la rimessa di Borzato, Roberts prova a costruirsi un tiro da solo, lo mette a segno. Terzo quarto, Di Ligro va da Roberts, Roberts ancora con il palleggio vivo in una selva di mani, Roberts l'appoggio al tabellone per la rete, i passaggi questa volta sbagliato il passaggio di Vecchia, capisce tutto Borzato che è già dalla parte opposta per Udom, l'appoggio al tabellone. Brent aspetta l'arrivo dei compagni, va da Roberts, piedi per terra, tre punti per Roberts, canestro importante. Bryant palleggia, arresto, tiro per lui, canestro. Palleggio va in punta da Bryant, 5 secondi per l'attacco della Menzana. Bryant si alza da 3 punti e trova una bomba molto importante. Bryant spinge la transizione nonostante la pressione di May. Bryant si prende spazio per l'assist, per la schiacciata di Mattia Udom. Blocco di Di Ligro, Roberts che apre per Udom che mette a posto i piedi. Si alza da 3 punti Udom, la bomba. Serve un'impresa adesso per la Menzana, Roberts per Di Ligro, Roberts ancora dovrà inventare adesso, step back, tiro di Roberts sbagliato, sul lato rimbalzo tocca Udom, palla ancora per Roberts, fuori per Bryant, piedi per terra da 3 punti, Bryant, il tiro da 3 punti per Daryl, track Bryant, blocco di Di Ligro, Bryant si butta fino in fondo, Bryant arriva fino al ferro, c'è il canestro e c'è il fallo subito da parte di Daryl, track Bryant. Riceve però May, si va da lui, May contro Roberts, non fa fallo la Menzana, Roberts, adesso May scusate, contro Bryant, May che si butta dentro, Bryant lo contiene, ancora May, si darà lo spazio per un tiro che non arriva, May ancora forzato per Mosley, il tiro viene stoppato da Mattia Udom e si va all'overtime. Bryant in punta per Roberts, Roberts che ha un po' di spazio, penetra, scarica per Udom, la finta, Udom si prende il tiro da 3 punti che va a segno, Mattia Udom. Ora prova però ancora con una difesa molto fisica Pastore, Bryant arresta il palleggio, poi si inventa un gran canestro, Di Ligro ancora a portare il blocco, Roberts per il taglio di Di Ligro che appoggia al tabellone il canestro di Dane Di Ligro, contro Borzato, Tavernelli che attacca Borzato, arriva fino in fondo Tavernelli, la stoppata da parte di Roberts. Sana Latina che va a effettuare questa rimessa, si va da Mosley, passaggio fuori per May, May che si prende il tiro, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, Di Ligro per Roberts, la palla a tutto campo, il passaggio per Ranuzzi che va ad appoggiare al tabellone, il canestro che sancisce la vittoria per la Menzana, 85-89, dopo un tempo supplementare la Menzana viola il pala bianchini di Latina.